Amici, buonasera, bentrovati di nuovo nel mio piccolo laboratorio. Allora, piccolo abbassamento di voce. Smontato il supporto del preseparatore e ora con il nostro campione che avete visto nei post e anche nel video precedente, andremo, io ho già preparato praticamente quel che sarà la porta, cioè il vassoio inclinato, quindi dobbiamo spezzarlo. E quindi non faremo altro che prendere la misura appoggiando questo, tirando un segno all'inclinazione e un paio di tagli inclinati alla macchina. E poi andremo ad incollarlo, solo ed esclusivamente con del nastro di carta e un filo di colla. Niente di più, niente di meno. Nel frattempo volevo mostrarvi una cosa, perché poi qui un po' alla volta le cose avanzano, i lavori avanzano. Ora state, scusate, sempre il vetro sporco che non ho ancora pulito, state vedendo che sto costruendo due pinze, però le sto rifacendo, perché qui è stato montato il binario. Eccolo lì. All'interno ci sono i carrelli di scorrimento e praticamente queste pinze sono troppo elastiche e gli devo chiudere un po' i nasetti davanti, le devo allungare e ingrossare sulla parte interna, perché ho scoperto che il tubo, nonostante tutto, è abbastanza pesantino e quindi quando io vado ad agganciare il tubo alla pinza rischia di sfilarsi, e in un attimo ve lo mostro. Andiamo a toglierlo dalla... Adesso, avendo tolto il ciclone, giustamente mi sono attaccato un attimo al vecchio sistema. Io lo aggancio, lui corre, lui mi segue in giro per il laboratorio con la gru, però quando io vado a tirare il tubo, perché la gru mi segua, la gru fa il suo movimento ma il tubo si sgancia. Oltretutto sappiamo che il tubo della Festool è conico, parte con una misura di 40 e arriva in punta in bocca di aspirazione con una misura di 32. Quindi quando io vado a tirare, lui mi segue, cioè la cosa funziona alla grande, e essendoci due pinze, ovvio che quando il tubo sarà attaccato qui abbiamo la possibilità di avere due archi. Questo è il concetto di lavorare con il tubo sotto per gestire magari la zona della parete, mentre quando si lavora al banco può essere, in base alle lavorazioni che faccio, può essere che lavoro con il tubo sotto oppure con il tubo in punta. Quindi sto rifacendo le pinze perché, per appunto, la modifica di chiusura. Non sono altro che, poi magari le vedremo quando sono finite, vi spiegherò anche nel dettaglio come ho fatto a costruirle, come sono state installate, insomma, ecco. Bene, io direi che a sto punto cominciamo a fare qualche taglio. Andiamo a preparare quel che è il vassoio, nel senso che voglio preparare tutto quanto al grezzo prima di dare la finitura, perché è la prima volta che mi accingo a costruire un qualcosa che non sia una misura tecnica data, come può essere un pensile da cucina che arriva già con i braccetti montati e lì le misure sono fatte, sono già montate. Qui la cosa viene studiata al momento, cioè voglio dire a braccio. Quello che ora andremo a fare non è altro che la cosa più semplice del mondo, nastro di carta. Non esiste avvitatore, non esiste punta, pistola, spillatrice, chiodi, nient'altro. Nastro di carta, i pezzi, quindi il giro testa e il vassoio inferiore, taglio a 25 gradi in questo caso. Andiamo ad accertarci che sulle battute non ci siano frammenti che possano ostacolare l'incollaggio, e andiamo a posare i due spigoli tenendo i pannelli sulla parte alta, assicurandoci che l'allineamento di testa sia perfetto. Ora come ora, forse io essendo mancino vado meglio da questo lato. Ok? Allora, andiamo a mettere un tiro di nastro e lo tendiamo, perché il nastro carta è elastico, ha una piccola parte di elasticità, quindi lo mettiamo bene sul pezzo piccolo e andiamo, prima di posarlo sul grande, a tensionarlo. Una volta fatta questa tensione, noi andiamo a posare un nastro esattamente a cavallo della giunzione, ben in cima in fondo.
poi ne tiriamo magari un altro paio, così per sicurezza, sempre un po' in tensione. Ora noi non abbiamo fatto altro che creare una cerniera. Se io adesso raddrizzo il pezzo, eccolo là, ok? Quindi non facciamo altro che stendere un po' di colla . Andare a cullarla un pochino, benissimo. Ora prendiamo il nostro campione e lo appoggiamo sopra. E in questo sistema io capisco quanto mettere in tensione il pezzo. Per mettere in tensione il pezzo non facciamo altro che attaccarci un pezzo di nastro carta, guardando sempre il campione, eccolo là. E io so che la posizione magari ci tiriamo al di fuori di quel che è il banco, mettendo in tensione il nastro, e lo facciamo girare sotto. Se voi osservate, il campione è in appoggio perfetto, e qui abbiamo la giunzione, la colla che esce, la giunzione perfetta, che poi giunzione perfetta lo si può dire solo ed esclusivamente dal momento che si andrà ad allentare il nastro. Una volta messo in tensione il primo nastro, gli altri vanno accompagnati, non vanno tutti in tensione, per il semplice fatto, se no, che mi ritrovo ad aver variato l'angolazione. Quindi, dopo aver tirato gli altri due, eccolo là, andiamo a controllare che non abbiamo fatto scherzi. Bene, ne mettiamo un altro qui. Il classico dittino che passa sullo spigolo a tirare via la colla in esubero, e questo è un gioco che ho sempre fatto da falegname, non so se lo fate anche voi. La colla in esubero spalmatela sul palmo della mano e lasciatela lì. Fra un po' la colla si asciuga. Sapete che figata che è tirare via la pellicina? A me piace da morire. Allora, a parte questa cavolatina, ma provate però, è divertente. Il pezzo ora è incollato. Qui giustamente non si può muovere perché il prigioniero avete visto prima, e questo lo lasciamo riposare senza nessun problema. Quindi noi qui intanto abbiamo già tirato fuori quel pezzo che mi servirà da posteriore, da schienale, eccolo qui, che non è altro che quello, il fianco posteriore dove andrà alloggiato l'accessorio. Poi l'accessorio poi non è altro che questo pezzo che io ho stampato con i miei gioielli che sono lì dentro agli enclosure. Gli ho lasciato anche proprio, non sono neanche andato a creare la definizione di curvatura, ho lasciato proprio un po' il discorso sfaccettato, appunto perché adesso faccio il giro del banco per farvi capire, appunto perché in questo sistema diciamo che l'innesto dell'accessorio è ben stretto ma nello stesso tempo morbido da togliere. Quindi non abbiamo un cilindro che lavora su tutta la superficie della bocca dell'accessorio, ma abbiamo gli spigoli del cilindro, ok? Tanto per essere un po' più chiari. E in questo contesto poi noi avremo questo accessorio, questo supporto che andrà fissato alla schiena, e noi avremo gli accessori all'interno che lavoreranno sul... Ma lo vediamo un po' alla volta. Il concetto è questo, comunque. Adesso, a prescindere dal rifacimento delle pinze, appunto, della gru, del binario scorrevole, anche questo è pronto. E adesso non ci resta altro che, visto e considerato che dobbiamo aspettare che quel pezzo lì asciughi, smontare quel che è, diciamo, la struttura che è stata assemblata con i domino a secco, e andare a levigarla e cominciare a pensare ad una finitura. Tutto qua, niente di più semplice. Due quadrotti 6x6, 2x, cioè una x per quadrotto al centro, e andiamo praticamente
assegnare con un punto e ruolo il centro esatto. Ora stiamo costruendo quel che è la cerniera, quindi non è altro che questa struttura che poi andremo a sagomare al traforo elettrico. Nel frattempo, con il mio super compasso da scuola, un giorno o l'altro mi comprerò un compasso serio, ragazzi, andiamo a tracciare quel che è quel che io devo poi. Va bene, dai. Eccola. Forse mi sono anche un po' mosso, ma non è importante, perché poi comunque, una volta scartati i due triangoli, cioè i due angoli, andrò a levigarlo con la levigatrice a rullo. E quindi ora passiamo al trapano a colonna per fare i fori passanti, perché come vi ho detto, poi che andrà a fungere da cerniera, ci sarà un perno fatto uguale identico a quelli che stanno sostenendo la gru. Che ci siamo, ragazzi, dopo il secondo tentativo naturalmente di modifica di quella che la si può chiamare la pinza che sorregge il tubo, ora noi avremo entrambe le pinze pronte per lavorare con il binario, quindi con il tubo sotto alla gru. Ora come ora, qui adesso noi abbiamo una buona tenuta del tubo e anche una buona scorrevolezza in lungo. Ora come ora, naturalmente, quando si lavorerà dall'altra parte del banco è più comodo magari lavorare in punta, però poi sono tutte cose che io non ho ancora studiato. Io ho studiato il meccanismo per come sia nella sua semplicità, complessità del doppio uso,
Poi vedo in base a quando comincerò a lavorare attorno al banco con l'aspirazione in gru, allora si vedrà, lo vedrete anche voi magari nei prossimi video, quale sia la soluzione che andrò ad adottare. Comunque il tutto funziona. Ora come ora, e due pinze, la seconda è questa qui, è quella qua che logicamente andrà ad essere utilizzata al bisogno quando il tubo sarà il ciclone, non quando, come in questo momento, è attaccato a quel che è l'aspirapolvere perché il ciclone è ancora smontato. Allora, abbiamo messo in colla, abbiamo messo in smalto i pezzi del supporto. La lavorazione che voglio mostrarvi, diversa dalle comuni, cioè la lavorazione comune che io faccio con il PVC e il Bostik, è un pannello, che sarà questo per esempio. Questo è il pannello che sorregge il ciclone e quindi qui ci andrà il PVC in maniera normale. Però sotto a questo pannello ci sarà il vassoio e la simulazione è questa, il vassoio che si chiude così. La cosa che ho voluto fare diversa dal solito è, oltre a fare l'incollaggio solo con nastro, carta e colla come mi avete visto fare, è averlo stondato. In fase di levigatura spigolo l'ho praticamente lavorato a stondo, nella stessa maniera che è lavorato lo stondo del fianco struttura. Quindi andremo a placcare sulla parte, sulla facciata, diciamo, del vassoio, andremo a placcare il PVC in curvatura. Questa è una cosa che è diversa dalle solite comuni. In sostanza dovrebbe venire bene a livello estetico. A livello pratico, il pratico può esserci già nel vassoio anche così com'è, però sapete che io unisco sempre pratica ed estetica insieme. Quindi mi accingo un attimo a preparare un paio di pezzi di PVC, un po' di Bostik e vediamo il da farsi. Vediamo che risultato riusciamo ad ottenere. Amici, buongiorno e buon sabato. Siamo arrivati al punto dove tutto è pronto per l'assemblaggio, nel senso che gli smalti sono fatti, quindi le colorazioni, mentre le parti naturali, sapete che nelle mie creazioni in questo laboratorio io faccio lavorazione al grezzo, levigatura, smalto dove va colorato, poi assemblaggio e la finitura di due mani trasparente finale in maniera da coprire tutto, sia il laccato che anche il grezzo. Quindi ricapitolando un attimo la cosa, partendo da qui, due pezzettini che sono le chiusure del binario inferiore della gru, i due blocchi praticamente rotevoli della struttura che va innestata dietro alle doghe, le due pseudo cerniere che serviranno appunto per la rotazione del vassoio. Questo è il fianco che va dietro, dove poi vengono attaccati gli accessori, i perni porta accessori. Le scarpette le chiamo così, non so come chiamarle. Voi la ciabatta come la mettete? Questa è la ciabatta, ci infilate il piede. Questa è la ciabatta e ci infilo il sistemer. Le ciabatte per il sistemer, i due perni che lavoreranno sulle cerniere uguali identici a quelli della gru e il braccetto a dipendere. Secondo me ne basta uno solo perché è molto leggero il discorso, però eventualmente ho il fratellino, il suo gemello, da mettere dall'altra parte. In teoria ne basta uno solo. I due fianchi madre portanti della struttura, il vassoio che andrà rifinito in PVC da questo lato. Per quanto riguarda proprio la parte di appoggio del ciclone, del preseparatore, e le tre catene, le tre doghe posteriori che vanno ad inserirsi all'interno della dogatura delle pareti. Cominciamo a mettere in colla la struttura. Poi, come fungerà, come funzionerà la procedura? Prima di posare il PVC anche su questa parte sagomata, andrò a montare il fianco e le due cerniere e il fianco in maniera da poter mettere colla e darle viti dall'esterno. Alla fine della fiera facciamo il PVC esterno. Procediamo.
L'esempio che voglio portarvi ora è questo. Io sto facendo questo sistema di aggancio per il sustainer alla piattaforma, alla base del supporto ciclonico, perché comunque il ciclone è comunque un sustainer che va agganciato all'aspirapolvere in sostanza. Però quello che voglio farvi capire è che, come ho già detto anche in altri video in passato, quando io faccio degli esempi di lavorazioni su sustainer, non intendo puntualizzare il discorso Festool, intendo puntualizzare il discorso sustainer, che sapete tutti ormai, quasi, cioè per la maggior parte dei brand abbastanza noti, diciamo, stanno adoperando questo sistema. Quindi questo sistema di aggancio che io ho creato per il ciclone è attuabile se uno vuole farsi un vassoio in furgone o una mensola in laboratorio che abbia anche un altro marchio ma che abbia pur sempre il sustainer. Quello che è importante è che stiamo parlando di sustainer, cioè questo brevettato sustainer, non altre cose simili. Allora, per farla in breve, tutto il resto che ho fatto per quest'opera è stato stampato, disegnato da me. Questi, per questione di tempo e anche perché erano presenti su Thingiverse, che è praticamente la piattaforma dove si possono trovare migliaia di disegni già pronti, di file STL già pronti da stampare, li ho scaricati. Ora come ora andremo a posizionarli. Il concetto è questo. Abbiamo un destro e un sinistro fronte e due uguali sul retro. Naturalmente li dobbiamo appoggiare al rovescio, ok? E dobbiamo calcolare in fase di montaggio che il sustainer, visto che questo è il davanti, va rovesciato. Quindi questo sarà questo e questo sarà questo qui. Ora come ora, dal momento in cui dalla mezzeria del sustainer io ho trovato i punti limite interni, anzi, sì, io ho trovato gli interni, però se io trovo gli esterni con lo spessore della placca, vado ad allineare anche i posteriori. Quindi dal momento in cui io vado ad a creare il punto estremo esterno, io praticamente non faccio altro che prendere questo, girarlo sotto sopra e questo qui dietro girarlo sotto sopra e fissarli così. Ora come ora io appoggio, spostiamo quello, appoggio la mia squadra alla posizione che avevo già calcolato. Prendiamo una punta autocentrante molto bene, prendiamo 4 viti. Allora, il consiglio che vi do è questo. Posiamo 2 viti. E posiamo 2 viti, visto che sono 4 le viti, posiamo 2 viti per ogni supporto e facciamo il test. Perché se c'è micrometricamente da spostare qualcosa, abbiamo sempre altre 2 viti che ci possono salvare per lo spostamento. Bene, procedo con la posa di tutti e 4 e poi vediamo. Il sistema di sicurezza al 100%, se andiamo a vedere per esempio un carrello in fase di trasporto con un sustainer, basterebbe sulla parte frontale fare praticamente quella rientranza che ha il sustainer nella parte inferiore e montare un blocco rotevole, girevole, rotante. Ormai ho battezzato questo termine. In questo caso la mia situazione è stazionaria, perciò non ho fatto il blocco davanti. Però il discorso che ho già spiegato in passato, le scarpette posteriori hanno l'inclinazione al contrario, quindi entreranno al rovescio sulla parte inferiore dei pezzi e davanti andranno ad alloggiarsi praticamente per caduta. Ora come ora, se io vado indietro, vedete? Così esco, così entro. In sostanza il mio ciclone o qualsiasi altra opera venga creata in questo sistema, dal momento in cui c'è il blocco davanti, come parlavo un attimo fa, io questo lo tiro su dritto senza nessun problema. Nel mio caso non potrà mai ribaltarsi in avanti, perché comunque finché io non lo alzo sul davanti lui non uscirà mai da dietro. Ecco il discorso
per il quale mi sono accinto a creare queste cose, senza fasce anteriori, senza rendere cose strane, prigioniere e quant'altro. Prima di cominciare ad assemblare tutto, voglio darvi un'altra piccola dritta se qualcuno si dovesse accingere a fare una cosa del genere. Nel caso in cui fosse un carrello libero, potete fare quel che volete, cioè aperto tutti e quattro i lati, nessun problema. In questo contesto, in parete, se qui ci fosse la parete, come nel mio caso, il vassoio io l'ho fatto 30 cm. Il sustainer è 29,5, quindi davanti è a filo, dietro abbiamo 5 mm d'aria. A cosa servono? Servono perché, se osservate il sistema, quando entra, prima entra dietro e poi va giù davanti. Se voi foste a filo, nel momento in cui lui fa questa inclinazione per entrare nelle scarpe contrarie posteriori, è ovvio che lo spigolo cala, quindi la diagonale andrebbe a toccare, se il fondo fosse uguale al sustainer, la diagonale andrebbe a toccare il muro prima di agganciarsi. E allora diventerebbe motivo di sforzo e non riuscireste ad agganciarvi. Quindi, se siete in parete, date 5 mm dietro di profondità. Tutto lì. Allora, qui siamo al punto di svolta, nel senso che qui c'è la conferma del tutto. Montate le cerniere, montato lo schienale, prendiamo un paio di perni che faranno la stessa funzione, tanto e tanto per vedere una cosa provvisoria, la stessa funzione del perno che sarà definitivo. Siccome lavoriamo sempre con un 20 mm, allora noi posiamo due cani da banco e andiamo a vedere, naturalmente questo ha spazio, ci va una specie di ghiera tra una cerniera e l'altra, tra la cerniera e la struttura. Eccolo là. E adesso noi lo mettiamo in centro provvisoriamente. Oh oh oh. Avete sentito la botta? Spettacolare. Spettacolare. Cosa funziona, fiori? La cosa funziona. Ho fatto una cosa che funziona. Allora, qui ci vuole un attimino di calma, perché siamo sul sagomato, quello che, come dico sempre, quello che non si dice, quello che dico sempre è, ragazzi, attenti al bostic, mai lasciare grumi, guardare bene,
e magari passare più volte la spatola anche vuota in maniera tale da distendere. Ok, si asciuga il Bostik, caffettino. E poi vediamo di placare. Allora, il caffè era buono. Quindi, togliamo, mi sono dimenticato di chiudere il Bostik, e poi l'ultimo si secca, ma è sempre colpa mia, non è che... Via questo. Qui ho tracciato praticamente, vedete, ho tracciato una linea perché voglio che venga placato lì. Quindi ora noi sapete che questo momento è sempre il solito momento del vietato sbagliare, appunto per quello che io mi traccio i pezzi. Andiamo a posizionare lo spigolo. Guardando il segno della penna. Ok, ora dobbiamo scendere prima così e tenere la mano bene sulla giunzione per scendere così. E non deve uscire. Non deve uscire una bolla d'aria. Naturalmente quando si fa un lavoro del genere, ma non solo questo perché è il sagomato, tutti i lavori che si fanno con il quando si placca il Bostik, la superficie di appoggio deve essere perfetta, dritta perfetta. Bene, ora non ci resta che rifilare. E in due minuti, anzi meno di due minuti, prendiamo un altro pezzo da 15, tanto perché mi porti a livello il pezzo. Quindi mettiamo uno spessore qua, il martire sotto, un cutter. Mettiamoci così, così vi mostro anche il sistema. Dovete calcare. Quando si arriva qui, ora la cosa è un po' più complessa. Si deve raddrizzare il pezzo. Aspetta, perché... Raddrizzare il pezzo e continuare. Vedete che roba? Guardate che roba! Se io lo faccio al contrario, dovrò partire così. Arrivo in curvatura, giro il pezzo, tenendo sempre ben appoggiato, e le jeu sont fait. Rien va plus, e la pallina non c'è più. Qui dobbiamo dire il bordo non c'è più. Ora passiamo una spigolatina, tanto per rendere che non sia tagliente appunto il PVC, che non sia fastidioso, e gioco fatto. Proviamo ad installare il braccetto a gas. Naturalmente una volta fatto questo test sarà pronta per la finitura finale, diciamo, il trasparente. Siamo ad un buon punto. I 5 perni fissati. Ho incassato 3 micro calamite da 10 mm di diametro sul bordo, perché giustamente essendo un vassoio inclinato il braccetto giustamente non lavora in verticale chiusura o apertura come un pensile cucina o un soggiorno, come un mobile voglio dire, è in una posizione la quale non riesce a tenere chiusa praticamente
il vassoio, in più c'è anche il suo peso, quindi tre calamite in testa, poi andremo a mettere il riscontro in metallo sotto alla base e lì siamo a posto. Ho stampato in 15 minuti le due rondelle praticamente di compensazione, perché giustamente qui abbiamo una luce di 40, qui abbiamo una luce, una larghezza di 39,2 più o meno, quindi ho lasciato quei 3 mm e mezzo per parte in maniera che ci sia una fugatura comoda, anche perché quando si va a appendere non è regolabile l'appeso come i ganci, come i camera di un mobile. Quindi se la parete è giusta, e di sicuro lo è, se la parete è un po' le mans, giustamente la struttura come io l'appoggio potrebbe sfarfallare. Se sfarfallano i fianchi sulle pareti, significa che anche il vassoio sotto può lavorare destra-sinistra e può tradire la fuga della chiusura, quindi basta lasciare una fuga un po' più larga. In questo contesto io non ho un cassetto ermetico, è un vassoio che si apre e ha gli accessori all'interno, è aperto anche ai lati e tanto perché ci siano gli accessori fermi e riposti. Poi quando c'è da spolverare, colpo d'aria con col compressore e siamo a posto. Quindi ecco perché ho lasciato più aria del dovuto. Quindi ora penso che i perni abbiano fatto da morsa e sia sufficiente. Aspettiamo un altro 5-10 minuti che prenda bene il cerno acrilico anche sulle calamite e poi vediamo di vederlo funzionare. Allora, vediamo di trovare, qui c'è un mezzo decimo, per fare in modo che appunto il discorso dello sfarfallio della porta che vada bene in aderenza quando va in chiusura, per far sì che questo accada ho fatto un sistema di calamite, cioè le calamite incassate qui, però il sistema di ritegno dall'altra parte, invece di metterci la piastrina, ho avvitato una vite. Significa che la vite, un 3,5-16, perché su un 15 di spessore non posso esagerare, io posso, avvitando e sfittando la vite, andare a collocare i tre punti di magnetismo tra il magnete appunto e il riscontro, in regolazione, quindi andi e rivieni. Bene, montati i perni con le sue rondelle, quindi ora come ora non abbiamo più l'asco, ma lui ha la sua apertura, l'apertura centrata. Giriamo la camera e andiamo a provare a fare la prima installazione da quasi finito, diciamo, perché giustamente manca ancora. Aspettate, no, così troppo, così va bene. Manca ancora la finitura, però a me quello che interessa mostrare a voi, che poi non è che voi, cioè serve che faccio una parte del video che mi vedete lì a pennellare con il trasparente, non ha senso, a me interessa più che altro la parte tecnica, la parte di costruzione. Quindi i nostri riscontri sono dritti, ok, andiamo in posizione. Allora, è questa o è quella più giù? No, questa è, sì. Non me la ricordo più. Aspettate, perché... Eccolo là. Perfetto. Ora come ora dovrebbe essere così. Andiamo a girare. Eccolo là. Uno ed è andato in verticale. E due ed è andato in verticale anche l'altro azzurro. E fin qua ci siamo. Probabilmente è poco, perché devo ancora caricare gli accessori, però è anche vero che devo ancora montare il braccetto. Quindi il riscontro sul vassoio e il riscontro a sfera sulla... L'ho montato a rovescio perché potrebbe anche essere che a Maria nessuno interessa, però interessa a me. La parte nuda non la voglio sopra. E allora voi direte, questa è la coppiglia
la coppiglia di sicurezza che aveva montata. La parte nuda nulla voglio sopra, e di sicuro, stavo dicendo, qualcuno di voi dirà, ma è la stessa cosa. Non è vero. La parte nuda, quindi la parte che entra ed esce, sopra ha deposito di polvere, e la polvere in chiusura e apertura entra. Se io la metto così non può andare sulla polvere, ossia è molto più difficile. Quindi allunghiamolo al massimo, sfera interna, sfera esterna. Quindi ora noi abbiamo, è poco, devo potenziare le calamite. Va bene, non è un problema, potenziare la parte sotto non è un problema. Vediamo un attimo il discorso degli accessori. Uno, tanto per, se vogliamo vederlo fino in fondo, magari i due lunghi li mettiamo ai lati, qui ce n'è un altro, ok, e volendo anche la spazzola potrebbe trovare alloggiamento infilata in verticale, potrebbe essere, ma quello lo vediamo in un altro momento. La chiusura c'è, però devo potenziare le calamite. Vediamo di trovare un potenziamento calamite. Allora, vediamo di sfatare il mito una volta per tutte, nel senso che ci sono persone che, giustamente, vedendo questa specie di due scatole con un recipiente trasparente in mezzo, dicono, ma tu lì che lo chiami ciclone non hai un effetto ciclone, non hai un ciclone, non c'è lo spazio per un ciclone. Allora, se partiamo dal presupposto di vedere questo come ciclone, ok, questo qui dentro non ci può stare, ma mica detto che questo può essere fatto diverso. Quindi il sustainer, quindi preseparatore ciclonico della Festool, è fatto così, è da scatola tutta un buco, è tutta un buco, 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 buco e buco. Ora, come ora, la parte inferiore non è altro che la culatta, cioè il contenitore della tanica, che poi quando la tanica non si usa e si vuole trasportare, questo si aggancia a questo e diventa un sustainer chiuso, tutto mono, tutto completo. Ora io vado ad inserire nelle scarpette, nelle ciabatte, come le abbiamo chiamate, no? Il contenitore inferiore, questo, cominciamo a costruire il vero e proprio ciclone. Quindi questo si inserisce, visto che necessitava di una veloce spiegazione, ho anche approfittato per pulirlo. Questo si innesta in questo foro, esattamente, se ci riesco, e va in battuta. E vai automaticamente in battuta da solo al buco grande. Perfetto. Questo è l'effetto ciclonico, perché poi noi avremo l'aspirazione, che è proprio il punto aspirato dalla macchina, che tirerà da questo foro e automaticamente avrà questo vano di effetto ciclonico, che praticamente è protetto dal dischetto inferiore. Questo va praticamente appoggiato ed ha un suo incastro, è tutto in appoggio, perché poi quando la macchina comincia ad aspirare tutto va in pressione. Quindi avremo l'uscita, quindi questo è il punto di aspirazione dal tubo di lavoro, mentre questo è il foro di aspirazione dal tubo della macchina, e sarà questo che lavorerà, come vi ho detto prima, sulla parte superiore. Quindi andrà in questa posizione e andrà dentro nel mezzo. Signore e signori, abbiamo fatto il ciclone, solo che questo è praticamente dentro a 10 cm, a differenza di questo, ma è sempre un ciclone. Ok? Quindi ora abbiamo sfatato il mito. Questo è anche munito di una presa ausiliaria, che in teoria va inserita in questa posizione, perché in dotazione, volendo, ci sarebbe anche il tubo di aspirazione con la calza e all'interno anche il cavo, quindi si arriva ad avere l'attacco aria alla macchina e anche il cavo di alimentazione, il plug-it, quello che si innesta girando. Quindi hanno fatto appositamente questo sistema, perché se io questo, ed è corto perché, come dicevo all'inizio, questo sarebbe fatto per lavorare sopra l'aspirapolvere, vado alla presa comandata, qui attacco il tubo
e il tubo incalza con la sua presa, ecco la predisposizione. Che poi, nel mio caso, attualmente non vedo la necessità di portare l'alimentazione in gru, perché comunque sia, avendo fatto il centro di controllo con l'alimentazione retrattile, diciamo che questo per il momento non lo uso. E allora a quel punto lì non facciamo altro, come diciamo in Veneto, saremo il buso, chiudiamo il buco. E ok, questo, visto e considerato che non ci serve per il momento, lo lasciamo lì e trova anche lui il suo spazio qui dentro. Ora come ora, bene, eccolo là, ecco il ciclone, ok? E noi andremo ad agganciarlo sulla parte superiore del nostro bussolotto trasparente. Che cos'è che ho fatto che non va? Ah sì, anche perché i tubi sono costruiti in maniera tale che se non sono in posizione non si chiude il coperchio. Quindi praticamente è, come dire, anti-idiota, no? Allora, chiudiamo la prima, chiudiamo la seconda e andiamo a portare il nostro serbatoio. Ho detto io che l'ho messo troppo alto. Detto io. Allora, un attimino che abbasso la cosa di un buco e poi vediamo di vederlo finito. Sapete che ogni tanto c'è il momento coglione, non il momento bestemmia, è il momento coglione. Allora, io ho caricato, perché la posizione è questa, non è che l'ho abbassato, ho solo controllato il perché sono andato in palla. Questo io lo devo agganciare, cioè lo devo inserire prima, perché se no, dal momento in cui ho la vasca, il contenitore non riesce ad entrare a causa della gru, se no dovrei tenerlo ancora più basso, però la sua posizione è questa. Quindi una volta che io l'ho messo uno dentro all'altro, aspettate che c'è il tubo che rompe i maroni, fermo, lo sapevo io, resta lì un attimo, per favore, là. Vedete? È saltato giù. Tubo ulteriore. Allora, adesso possiamo togliere il tubo dalla macchina e giustamente vedere le due opzioni. Che le due opzioni saranno queste: o il tubo attaccato, il tubo corrugato che arriva dalla gru della linea superiore attaccato in macchina, come credo aver già spiegato, oppure se io devo lavorare in punta, cioè sotto al binario, io posso togliere quello, attaccare questo e giustamente posso, volendo, come dire, spartire la linea. E giustamente questa corre, ha la possibilità di correre, adesso basta solo metterla dritta e giustamente io ho la possibilità di lavorare anche su questa parte senza l'ausilio della punta della gru, ok? Bene, poi giustamente può essere anche il caso che magari per lavorare con le macchine, vedendo l'altezza, io tenga questa curvatura e ne attacco uno solo e quello rimane in stand-by. Oltretutto ho anche utilizzato i fermi originali del binario, perché se io volessi bloccare il tubo basta che entro nel fermo e se non vado a sganciarlo lui non si muove, e questo è un bel ausilio. Per quanto riguarda le due possibilità, o inferiore o superiore direttamente in punta, basta cambiare il manicotto. Potenziate le calamite, non abbiamo fatto altro che togliere la vitina e metterghi il veneto che va, e metterci una placchetta su ogni più larga, quindi non è più la testina della vite e anche la croce che cava, che perde sul magnete, ma abbiamo ora un discorso di tenuta. Tutti gli accessori montati, ho trovato anche lo spazio per la spazzola, eccola qui,
Adesso è tutto ordinato, tutti gli accessori che servono sono lì pronti, basta sfilarlo, non si fa altro che far così, tac, si usa, tac, e la sera si mette via, tac, si chiude, è tutto un tac. In tanti lo abbiamo visto quel film, eh? Tac. E c'è un'altra cosa che volevo dirvi. Esatto, c'è un'altra cosa, perché diciamo che in un buon laboratorio che fai da te è come adesso mi viene da ridere la frase che sto dicendo, è come il maiale, non si butta via nulla, no? E allora se noi adesso andiamo ad attaccare il tubo, quel vecchio tubo che io ho modificato mettendoci la curva a 90, andiamo direttamente in macchina, perché io posso spiegarvi finché voglio tutto quanto, ma se dalla macchina non andiamo al ciclone, mi manca un pezzo che devo trovarlo, eccolo qua, che l'avevo preparato l'altra volta. Ok, questo va dentro lì, perfetto, e qui c'è il tubo. Ora come ora questo tubo è un po' lunghino. Vi ricordate che vi ho detto che ho fatto vari tentativi per fare quei ganci lì? Lì mi serviva la giusta dimensione interna e lo giusto sforzo perché sono sospeso. Ma visto che non si butta via niente, come il maiale, faccio per dire, questi io ora li posso trasformare in ganci da parete per bloccare il tubo sul parete modulare e arrivare giusto alla macchina. Quindi, anche perché adesso li vedete tutto lo spazio, ma ho un attimo spostato la stazione di levigatura. Allora amici, era giusto aprirla. Cin a tutti quanti, il lavoro è terminato, rimane solo la finitura trasparente, per il resto è tutto montato, funziona tutto. I ganci, quelli che naturalmente ho detto prima, se non li avessi sbagliati, nel senso, se non ci fossero stati i tentativi di rifacimento per quei ganci lì, li avrei dovuti stampare, perché inserendo il dado da 8, che è praticamente l'impronta che ho lasciato per i filetti, e la vite da legno centrale avvitati sulla doga, è venuta fuori la linea perfetta, tutta quanta ordinata. Aggiunta la maniglia, perché giustamente anche questa è un po' la firma del laboratorio, perché è tutto quanto in ordine. Ora come ora manca solo, come dicevo, la finitura finale. La gru è terminata. A parte le due testine, vabbè, ma ci sono i fermi, intanto può funzionare, quindi sono pronte, basta solo che quando farò la finitura del supporto, faccio la finitura anche di questi, e poi verranno montati, è solo una questione di estetica. Io credo, mi auguro di avervi incuriosito abbastanza, mi auguro di avervi portato qualche buon consiglio, qualche buona dritta, o magari qualche buon stimolo per creare un qualcosa anche di vostro. Nel frattempo, come dico sempre, vi ringrazio per la vostra immensa pazienza. Ricordatevi che, soprattutto per i nuovi, lo dico sempre, questi contenuti, se li volete in tempo reale, se vi interessa seguirmi e quant'altro, in questo canale YouTube Invenzioni in Legno di Luca Montemezzo, basta che vi iscriviate e spuntate la campanellina. Così ogni qualvolta io carico un contenuto vi arriva proprio in tempo reale. Per quanto riguarda tutto il resto, sia questo video che anche i post e vari fotografici e quant'altro, la community Feston, il gruppo Costruire, Creare e Riparare, e altri, ci sono anche altri gruppi dove io partecipo, e quindi gli amministratori mi cercano per caricare video interessanti, cioè post interessanti anche nei loro canali, nei loro gruppi, e qualcosa trovate anche su Instagram. Non mi resta altro che salutarvi, augurarvi una buona continuazione e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao amici!